Buon lunedì a tutti, lunedì nefasto, soprattutto nelle vostre anime tempestate da una pioggia torrenziale. Scrosciante come un applauso plateale. Ma il commissario non intende rinunziare alla sua unicità, particolarità, alla sua eccentricità. Ma che c'entra questo video? Il commissario è fatto così. Non accetta i vostri consigli e voi, conigli, forse troppo adattate a questo tipo di società. Che vi imbroglia. Il commissario parla così e vuole vivere così, scrivendo libri, affabulando, il lupus in fabula, un uomo favoloso, un uomo schifoso, un uomo mostruoso, un uomo permaloso, schizzinoso, forse di certo non caloroso, dato il clima piovigginoso. Non è un pezzo preparato, è improvvisato dal falò, scriteriato, sconsiderato. Prospettive, inquadrature, programmi della settimana. Guarderò il quinto episodio che sarà immesso di Sugar, ma già lo recensì perché io sono lungimirante. Una bella serie, ma non memorabile. Gioca molto con cosa? Con le memorie, memories, e un puzzle di memorabilia. Il commissario è un pazzo, lo sarete voi. Che non sapete vivere, non sapete fantasticare, non sapete romanzare, poetizzare, neanche inquadrarvi. Io vi ho inquadrato, vi ho squadrato, vi ho inchiappettato, sono il commissario. E non vado provocato. Mattinata plumbea, clima tetro. Voi anneriti nell'anima, voi asimmetrici, diciamo così. Come la posizione di questa cintura di sicurezza, uomini, con le vostre imposizioni. Andate aggiustate. È stata aggiustata la posizione di cosa? Questa è la mia imposizione. E io mi impongo, io stravolgo le vostre certezze e non plagiate o plasmate o ritoccate il prossimo come il pogo. Questa domanda vi pongo. Bisogna porvi ciò. Voi siete uomini? Secondo me no. Siete persone livellate, omologate, classificate, probabilmente annoiate, o forse dalla pioggia del vostro animo, tempestato da dubbi mai risolti, bagnati. Commissario, un uomo stempiato, un uomo altolocato, un uomo profumato, un uomo rinnovato, un uomo che è sempre se stesso sostanzialmente in questo mondo che fa di tutto affinché possiamo essere inumiditi, inlanguiditi, immalinconiti, intristiti. E ci vuole un falò. Stupido in maniera inaudita. O che rimane stupito dinanzi agli stupidi. A loro volta stupiti da questo falò. Stupefacente. Sentite tuonare e la vostra anima è tonante, è ritornante o abbacchiata terribilmente? Piove ininterrottamente, sterminatamente, infinitamente in questo mondo afflitto, forse dall'ipocondria, dalla melanconia, un mondo spogliato d'ogni poesia. Questo mondo carnevalesco, carnascialesco, buffonesco, ci vuole un tipo arlecchinesco, un tipo alla Ionesco che voi non conoscete, uomini, tragicomici, uomini che incarnate la commedia più ridicola, uomini che ridicolizzate il falò e desiderate che la sua vita venga spettinata, scompigliata, i suoi capelli scarmigliati. Lui non rinunzia, o rinuncia alla sua essenza, in quanto quintessenza.
della giustezza, o giustizia, stavolta ci sta, in questo mondo avvilito, sconsolato, inconsolabile. Io vi consolerò, io sono il falò, io più che altro vi troverò, la ciufferò, vi fotterò, vi inculerò. Ah, la putredine, la putrefazione. Voi oramai siete in stato avanzato di decomposizione, mentre io mi do ad altre letterarie composizioni, con acumen, sì, voglio latinizzare il tutto, proseguo nel mio cammino esistenziale. A volte voi, a volte, spesso, sovente, sempre, offendete il prossimo affinché caschi in uno stato manicomiale. Ah, basta con gli insulti esiziali, dannosi, nocivi, lesivi.